Ciao ciao raga, ciao! Eccoci nel video presentazione casa mobile. Questa è la porta da cui si entra, così, e questo è la dinette. È la dinette praticamente, come se fossimo su un camper. Qui vedete, ci sono varie cose. Come vedete, non è ordinata. Se cercate l'ordine, non guardate questo video. Come vedete, questa l'abbiamo portata noi perché ci serve. E queste ci sono un po' di vettovaglie, vedete? Cosa che mangiano i ragazzi, quella zanzare non c'entra. Ah, certo, gli armadietti. Qui sopra con tutte le cose segnate, tazze, bicchieri. Qui piatti, fondi piani e piccoli e insalatiere. Poi il divanetto dove dorme Maurizio, togliendo questa parte, la toglie così ha più spazio per dormire. Là, ci sono due divanetti, però uno va dietro lì quando Maurizio non ci sarà a dormire. Questo sarebbe il tavolo, ma noi mangiamo sempre fuori, perciò l'hanno adibito a porta cose. Come vedete, c'è una vasta scelta di cappelli. Ecco qua, un sacco, vedete? Ecco, più un beauty case di Maurizio, più. No, perché tenerle in bagno? Certo, le cose per lavarsi si tengono qua. Un libro di Simone che deve leggere per le vacanze. E vari vestiti dei ragazzi. Poi da qui c'è un lungo corridoio e alla mia destra la cucina. Praticamente c'è il frigo, la pattumiera attaccata fuori perché non c'ho voglia di troppo sbatti aprire le portine, anche per i ragazzi. Qui c'è olio aceto, sale, un asciugapiatti, sì, giusto, per asciugarsi le mani, questo per lavare i piatti, spugnette varie, questo è il mio bicchiere, non c'entra niente. Tovaglioli perché ho finito lo Scottex, ma domani lo ricompro. Pentole da lavare di oggi, guanti, una forbice che in cucina serve sempre, e quattro fuochi che adesso sono sporchi, ma erano puliti all'inizio. Poi c'è il caffè, zucchero e il bollitore del latte. Di qui si passa alla zona notte. Praticamente, scusate il buio, ma adesso accendo la luce. Voilà, questa è la stanzetta per due ragazzi. Questo è il letto di Alessandro, quello dove dorme Simone. In mezzo c'è degli appoggia cose dove c'è sulla lampada. L'abat-jour, e sopra, ecco, mettono le loro cose lì. Quella è la finestra, e qui non so, c'è buio, però vedete un piccolo armadio. Ma la porta perché la tengono aperta? Non lo so, scusate, ma la chiudo. Ok, e da qui c'è, beh, vedete, quello è la stanza del WC, mentre di qui c'è la doccia. Bella finestra, e scusate, accendo la luce. Voilà, ma ciao! Così, ciao ciao raga, ciao! Ho appena lavato i capelli, fatto la doccia, quindi sono un po' così. E vabbè, qui tutto il casino del lavabo. Poi, quando si chiude il bagno, da questa parte c'è la mia stanza. Eccola qua, un capiente armadio. Quattro ante, io adopero soltanto queste due, ovviamente non c'è la quinta persona. Quello è il borsone di Maurizio. E qui sopra ci sono le mie cose, i libri comprati oggi, piccoli comodini dove sopra c'erano quelle abat-jour, ma l'ho dovuto mettere per terra, altrimenti sopra non ci stava niente. La mia sacca di Alcott per la spiaggia. E poi i cuscini, ce ne sono tre. Là sotto qui c'è il mio pigiama, e questo è il mio cuscino Lilla. Con il lenzuolo sotto Lilla, mentre questo è un piumino fresco dell'IKEA, e si sta benissimo di notte perché lasciamo accesa l'aria condizionata, se no si morirebbe di caldo. Qui sopra una lunga mensola dove io metto i cosi del trucchi. Basta praticamente. Questo è il bagnetto, l'abbiamo già visto. Questa è la stanzetta, spengo la luce mentre vado. Basta, questo è tutto il nostro posto per le nostre vacanze.
casa mobile 606 nel campeggio Baia Verde di Punta Ala. Un bacione e ciao ciao raga!